l'inchiesta sugli ultras continua a tenere banco in casa Inter. Cialanoglu è stato ascoltato in procura ed ora rischia una squalifica. L'Inter rischia di pagare a caro prezzo l'inchiesta ultras. Dopo Zanetti e Simone Inzaghi, è toccato ad Hakan Cialanoglu andare in procura per chiarire meglio la sua posizione. Ricordiamo che il turco è presente in diverse intercettazioni di Ferdico e gli inquirenti lo hanno voluto sentire per capire il suo rapporto con il capo della curva nerazzurra. Come già successo con il vicepresidente e il tecnico nerazzurro, Cialanoglu non ha smentito i contatti con Ferdico. Anzi ha confermato di avere avuto a titolo personale colloqui con i leader della curva dell'Inter nonostante il club gli avesse sconsigliato di incontrarli. Il centrocampista ha anche ribadito che non c'è stata nessuna pressione e che tutto si è svolto in maniera molto cordiale e tranquilla. Questo naturalmente non cambia la situazione visto che per il turco il rischio è quello di una squalifica. Le parole di Cialanoglu ben presto finiranno sul tavolo della procura FIGC. Da Roma stanno seguendo con attenzione la vicenda e a breve potrebbero entrare in azione con i primi deferimenti. I contatti tra i tesserati e il tifo sono vietati dall'articolo 25,10 del codice di giustizia sportiva e in caso di violazione le sanzioni sono automatiche. Succederà molto probabilmente così per Zanetti, Inzaghi e anche per il centrocampista turco. Al momento l'unica incertezza riguarda le tempistiche visto che, almeno per ora, non è stata aperta ancora alcuna indagine. Contatti Cialanoglu Curva Nord, cosa rischia il calciatore? Molto probabilmente la FIGC sta attendendo la fine degli interrogatori dei giocatori coinvolti e subito dopo procederà con l'inchiesta e le rispettive sanzioni. Ritornando alla posizione di Cialanoglu, la missione dei contatti con il tifo caldo nerazzurro equivale alla violazione dell'articolo 25, che vieta di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, e quindi per lui potrebbe esserci ammenda di 20.000 euro e una squalifica che può andare da una ad almeno 4 giornate. Molto dipenderà da come la procura FIGC giudicherà i contatti tra il turco e Ferdico. Una situazione non facile per l'Inter considerato anche l'importanza che il centrocampista ha per Simone Inzaghi. Ma il tecnico nerazzurro quasi sicuramente dovrà fare a meno del suo regista per almeno un paio di partite. Una vera e propria tegola considerato che non è ancora chiaro quale sfide il turco sarà costretto a saltare,